Salve a tutti, cerchiamo di capire cosa sono l'errore assoluto e l'errore relativo di una misura. Allora, immaginiamo di misurare una lunghezza con un righello che ha delle linee ogni millimetro e diciamo che abbiamo misurato una lunghezza di 5 centimetri. Si potrebbe dire che l'errore al massimo sarà di mezzo millimetro, visto che abbiamo le righe ogni millimetro. Allora, noi abbiamo fatto una misura di 5 centimetri e mezzo millimetro sarebbe 0,05 centimetri. Quindi il valore della misura sarà 5 più o meno 0,05 centimetri. Questo è proprio chiamato errore assoluto della misura ed è allo stesso unità di misura della quantità che stiamo misurando. Però noi possiamo anche considerare l'errore relativo, che in pratica ci dice qual è la percentuale di quanto abbiamo sbagliato. E come si calcola? Si prende l'errore assoluto e lo si divide con la misura. I centimetri si semplificano. Qui abbiamo 0,05 diviso 5 fa 0,01. E possiamo anche scrivere come percentuale, 1%, perché al secondo posto decimale abbiamo le unità della percentuale. E l'errore assoluto non ha unità di misura, un numero senza unità di misura. Allora, come possiamo scrivere tutto questo in generale? Che noi abbiamo una quantità x che ha un valore medio più o meno un errore assoluto, che di solito si indica delta x. Però noi questo lo possiamo scrivere anche in un'altra forma. Possiamo raccogliere il valore medio di x. Qui abbiamo 1 più o meno delta x fratto valore medio di x. Perché pensate, se moltiplicate questo con questo, si semplificano questo numeratore e denominatore, otteniamo delta x. Sono uguali queste espressioni, solo che qui abbiamo l'errore assoluto e qui abbiamo l'errore relativo. Abbiamo scritto la nostra quantità in due modi, una espressa con l'errore assoluto, una con l'errore relativo. E qual è l'importanza di uno e dell'altra misura? Voglio dire, se noi facciamo due misure diverse e abbiamo lo stesso valore assoluto, lo stesso errore assoluto, l'errore relativo potrebbe essere molto diverso, perché immaginate di sbagliare di 2 mm la lunghezza di un tavolo di 3 metri. Quell'errore neanche si nota a occhio nudo, è insignificante l'errore di 2 mm, però se creando un quaderno a quadretti i quadretti dovrebbero essere di 5 mm, però sbagliamo di 2 mm, quello è un errore enorme, quel quaderno non sarebbe utilizzabile. Quindi in entrambi i casi l'errore assoluto è di 2 mm, però l'errore relativo è molto diverso, è molto più grande nel caso del quaderno, perché si confronta 2 mm con 5 mm. Ecco, e allora poi si può anche fare che cosa? Si può fare calcoli con quantità che hanno l'errore. Tipo possiamo sommarle, moltiplicarle, dividerle, sottrarle. E qual è la regola? Per le operazioni più e meno, somma e sottrazione, si vanno a sommare gli errori assoluti. Invece per moltiplicazione e divisione si vanno a sommare gli errori relativi, perché questo di solito è un argomento molto difficile per gli studenti, però in realtà bisogna soltanto capire concettualmente che cosa significa, perché poi se uno vede solo le formule sembra complicato, ma se uno capisce di cosa si tratta non è difficile. Quindi, come dico, ci sono due semplici regole. Per somma e sottrazione si sommano in entrambi i casi gli errori assoluti. Per moltiplicazione e divisione in entrambi i casi si sommano gli errori relativi. In altri video vedremo degli esercizi. Per favore, mettete un mi piace e iscrivetevi. Grazie.